Buongiorno a tutti, questo siamo qui con Cristini, numero 8 oggi del Fossano, vittoria molto importante quella contro il Saluzzo che vi consegna il campionato e la parola in Serie D. Sei contento? Hai qualche emozione particolare quest'oggi? Vabbè, un'emozione grandissima, comunque questa vittoria vuol dire vincere un campionato e vincere i campionati in qualsiasi categoria è sempre una gioia immensa. E sono contento per tutto l'ambiente, tutti i miei compagni, la società, tutti che hanno ricercato questo obiettivo dall'inizio dell'anno, l'hanno sempre dichiarato e abbiamo fatto un percorso in salita, in crescita. Che abbiamo fatto un giro di ritorno fantastico, complicandoci un po' la vita nelle due partite perse, però siamo stati bravi a reagire, compattarci ancora di più e vincere queste due partite che ci hanno consentito la vittoria. Quindi un'emozione grandissima. Qual è stata secondo te la tua miglior prestazione di questo campionato? Ma io sinceramente penso di aver fatto un campionato in crescita, un po' come tutta la squadra, quindi il giorno di ritorno sono stato, penso, abbastanza costante. Oggi sono molto soddisfatto della mia prestazione che ha dato una mano a fare questi 3 punti fondamentali per portare a casa il campionato. Una squadra che crea anche il rapporto fuori dal campo, quindi un po' tutti i giocatori messi insieme a creare davvero gruppo, sia fuori che dentro il campo. Cosa ne pensi di questa squadra e dei tuoi compagni? È vero, assolutamente. Infatti, quando abbiamo avuto il momento di difficoltà, che era comunque da una parte fisiologica, perché dopo 7 vittorie consecutive, un pareggio, un'altra vittoria, ci poteva stare una sconfitta, è venuta un'altra sconfitta consecutiva, però è stato lì il momento in cui ci siamo uniti ancora di più, ci siamo parlati, ci siamo uniti, compattati e abbiamo fatto 2 vittorie contro 2 squadre che si dovevano salvare, sofferte tutte e due, ma di grande spessore. Complimenti ancora per la vittoria e grazie per l'intervista. Grazie mille a voi.